Buongiorno a tutti. Oggi vi chiamiamo, vi parliamo col consueto appuntamento, ma in una condizione del tutto nuova. Vi parliamo dal divano, mentre sorseggiamo un cocktail. Perché il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, ieri in conferenza stampa ha alzato la voce contro quei liberisti che dal divano ammoniscono che il controllo dei prezzi, nel caso specifico dei prezzi delle mascherine per le quali è stato imposto un prezzo massimo di 50 centesimi, potrebbe produrre scarsità. Dice il commissario Arcuri che per le mascherine non può esserci mercato, non ci possiamo affidare al mercato e che non accetta lezioni da chi, appunto, come noi, sta spaparanzato sul divano a bere cocktail. Sì. E visto che oggi noi ci abbiamo creduto al commissario Arcuri e ci siamo messi sul divano, però cocktail non siamo capaci di farlo, abbiamo contattato un amico che è Alessandro Cavo, che è presidente della FIP Liguria, è un imprenditore nel campo della ristorazione. Gli abbiamo chiesto di irrorarci di amaro mare scotto che lui produce. Ciao Alessandro. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Io mi sono provato avanti perché nel Mare Scotto, che è un cocktail, c'è una componente importante di gin, per cui mi sono provato avanti e ho qui il gin pronto già per la Ecco. consumazione non del primo cocktail, ma immagino che sarete già al quarto o quinto, se non No, vado. ma ormai tutti i giorni non facciamo altro, Ma capito? poi intanto c'è da superare la quarantena, quindi già si beve. Serena beve più degli altri perché deve superare il fatto di stare con noi due. Fra un po' andiamo direttamente a Flebo, caro Ale. Tant'è che io ci ho tenuto, diciamo, a mettermi dietro l'unico bevitore di cui ho un santino a casa e volendo rilanciare rispetto ad Arcuri, dico: ma perché limitarci al cocktail? Beh, attiamoci a bere champagne. Mi sembrava strano, anzi, diciamo che lui non ci avesse detto che eravamo gente da champagne e A me divano. lo champagne non piace comunque. Beh, Sagnano, ma tu non capisci niente di tante cose, non è che tu, diciamo, devi andare avanti. Allora, Ale, ti abbiamo invitato chiaramente a parte No, scusa, per scusa, no, è festeggiare. importante perché questo è per fatto personale. C'è una bellissima battuta di Churchill, il quale, capendone di queste cose, non è che stava lì a perdere tempo con lo champagne. Churchill diceva che l'acqua non è fatta per essere bevuta. E per renderla potabile deve essere allungata col whisky. Esatto, sì, però, Che delusione, Menta, che delusione che non l'hai detta te questa no, citazione. no, anche no, ma perché come sempre, come la maggior parte delle frasi di Churchill, diciamo, il problema non è che siano vere, ma appunto che sia possibile che l'abbia detta. Quindi sicuramente questa l'avrà detta. Fatto sta che non si limitava a bere soltanto il whisky. Quella dietro di me è proprio una bottiglia del suo champagne preferito, Paul Roger, per chi non lo conoscesse. E lui che beveva durante tutta la giornata, in realtà diceva sempre che bisognava diventare bravi a mantenere quel grado alcolico tale per cui si era brilli mediamente per tutto il giorno senza mai ubriacarsi. Quindi non poteva limitarsi al whisky. Il whisky era quello che la sera si accompagnava al sigaro. Quindi, diciamo. E allora, Ale, dopo aver fatto questa disamina, su cui tu però sei molto più preparato e quindi diciamo, potremmo ascoltarti ore a parlare di queste cose, raccontaci un po' invece, sempre, visto che adesso siamo entrati in questo tema della fase 2, che cosa succede agli esercizi appunto di ristorazione, agli esercizi che hanno un problema proprio di pubblico. Ne parlavamo poc'anzi, ma secondo me è interessante approfondire un tema rilevante, cioè noi ci troviamo di fronte a una fase 2 che presenta tutta una serie di difficoltà, ma che in qualche modo, nel caso ad esempio della manifattura o delle fabbriche, presenta un tema di lavoratori che si devono distanziare, di processi che vanno cambiati. Il tema del settore di cui tu ti occupi ha invece un elemento ancora più complicato, e cioè deve fare i conti con la domanda. Anche chi produce mutande o altri componenti meccanici o altro fa i conti con la domanda che verrà. Ma non c'è dubbio che nel caso di persone come te che si occupano di fornire un servizio, cosa faranno i consumatori? Come reagiranno a questa pandemia? Se si sentiranno sicuri, se avranno voglia di venire a divertirsi o meno, è un tema centrale che fa piazza pulita sia dei protocolli tecnici che dei consigli del governo, ma si affida integralmente, secondo me, e su questo ti vorremmo sentire parlare, a quegli animal spirits degli imprenditori. A capire se questa domanda che cambia potrà essere soddisfatta in maniera giusta e buona per i consumatori e quindi fare tornare le persone nei posti dove ci si divertiva veramente, si beveva e si mangiava. È così, l'istinto degli imprenditori già in questa quarantena
ha generato delle buone pratiche. Io ho visto nostri associati creare delle scatole, delle mystery box con dentro delle cene a sorpresa che hanno avuto un discreto successo, o anche delle video ricette da accompagnare con gli ingredienti che ti arrivavano a casa dal tuo ristorante preferito. Naturalmente tutto nell'ottica in questo periodo della riduzione del danno, perché il delivery, così come il takeaway che in alcune regioni d'Italia è possibile da lunedì scorso, possono magari far sì che un ristorante possa aprire la cucina con i proprietari, ma non certo con i dipendenti, e cercare di pagare qualche spesa, sicuramente qualche piccolo costo dell'ambito della ristorazione. Poi avremo la fase 2 in cui ci saranno le riaperture e noi ci auguriamo che siano il più vicine possibile nel tempo, ma proprio per far sì che sia gli imprenditori che la clientela possano abituarsi a questa nuova condizione, perché dal 4 saranno aperti tutti i codici Ateco tranne 8, tra cui la ristorazione, per cui veniamo lasciati sicuramente tra gli ultimi. Poi vi sono alcuni che non vedono prospettive nel 2020, ad esempio tutto il settore del catering e del banqueting o dei locali da ballo. E parlando proprio con il presidente Paolo Capurro dell'associazione Catering e Banqueting, che è un nostro dirigente genovese, mi diceva: io prima del 2021 non vedo possibilità sul catering e sul banqueting, proprio per quello che dicevi tu, per un discorso di domanda. Come dicevamo prima di iniziare il nostro incontro, io credo che una buona carta potrà essere data dagli spazi aperti, perché i nostri protocolli, le nostre simulazioni di protocollo della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che sono scaricabili dal nostro sito, prevedono una sorta di incrocio tra un DVR, un documento di valutazione dei rischi aziendale, e un protocollo HACCP che noi applichiamo nei nostri ristoranti dal 97. Questo genererà sicuramente una riduzione dei flussi e un distanziamento sociale all'interno del ristorante, che porterà alla perdita di circa il 30-40% di coperti. Per cui noi abbiamo proposto che questi coperti venissero compensati con gli spazi esterni. Quindi immaginando un'estate un po' azzoppata, ma pur sempre un'estate, perché fortunatamente le stagioni non verranno rallentate dal Covid, pensiamo che... Non ci sono più le mezze stagioni. Come? Non ci sono più le mezze stagioni. Non ci sono più le mezze stagioni, questo è vero. Neanche i pomodori di una volta. Però Stagnaro, se devi abbattere così, Serena aveva fatto una battuta carina, tu devi abbattere tutto e non lo so se devi andare avanti così. Beh, se volete va bene, basta, me ne vado. No, ciao. No, non te ne andare, pensa alla rima. Ha bisogno di un drink, Stagnaro. Pensa alla rima, Stagnaro. Dai, torna, che giusto appunto dalle tue parti, a Sestri, a Riva, da quelle zone lì all'aperto, secondo me si potrà mangiare senza troppe cose. Ma non si può uscire. Adesso no, speriamo che ci dia il braccialetto elettronico che dà la scorta. Il fatto degli spazi aperti, sugli spazi aperti si pagano delle imposte, no? Fortunatamente no, almeno nel comune di Genova, che ci hanno detto che liberi tutti finché non finisce l'emergenza. No, ecco, no, in questo caso, cioè, normalmente si paga un'imposta di utilizzo, di occupazione di suolo pubblico. La famigerata COSAP. La TOSAP, che i palermitani ribattezzarono la vetrocemento, perché che se non sbaglio, perché paghi il cemento e il vetro. Diciamo. Che se non sbaglio è comunale. Sì. Quindi un'idea potrebbe, cioè per venire incontro a voi ristoratori, potrebbe essere, tu appunto ora mi stai dicendo che nel tuo comune già è così, quello di sospendere il pagamento di questa, o meglio, la riscossione di questa imposta. Sì, noi abbiamo chiesto non solo la sospensione, ma anche la possibilità di ampliamento con grande facilità dal punto di vista procedurale e naturalmente senza pagare gli spazi nuovi. E addirittura c'è un'ipotesi che abbiamo proposto, alcuni dei miei associati hanno proposto, per identificare delle piazze cittadine in cui fare una sorta di, sempre nella totale salubrità e nel rispetto delle distanze, una sorta di piccole cittadelle del gusto dei ristoranti della zona che non possono permettersi di avere il dehors perché magari sono in un vicolo largo di metro. E questo è allo studio, potrebbe anche essere un'idea, una specie di
provvisorio di staccamento all'aperto estivo della ristorazione in attesa di ritornare dentro i propri locali. Certo. Magari anche lungo i fiumi. Dentro i fiumi. Dentro i fiumi, dentro sopra i fiumi. No, Ale, un'altra cosa importante. No. Ci sono molti cinghiali negli alberi dei fiumi, per cui si potrebbe fare proprio dal produttore al consumatore. Chilometro zero, facciamo chilometro zero. No, invece è interessante anche, appunto, con riferimento a questo esempio che dicevi del comune di Genova, anche il fatto poi di come invece di questa pandemia, di cui siamo tutti assolutamente stufi e che speriamo passi presto, e che non ha nessunissimo aspetto positivo, lo voglio dire chiaramente, che non vorrei qualcuno, perché vediamo gli uccellini, vediamo, a me non me ne fotte niente, è uno dei momenti peggiori di tutta la mia vita. Amen. Ecco, quindi lo dico chiaramente, però ad esempio il fatto che tu appunto ci stai raccontando che una serie di procedure, per esempio quelle per l'ampliamento del Deor, erano particolarmente farraginose o comunque burocraticamente particolarmente stringenti, diventano invece abbastanza facili, addirittura con un click, ecco, è una di quelle cose su cui invece dovremmo cogliere l'opportunità. No, quindi, è così. Cercare poi di sfruttare questo. Tu dicevi, ci dicevi prima, io non torno più indietro, no? Non ho nessuna intenzione di sottomettermi di nuovo a tutte quelle lungaggini. Ecco. No, fai conto che io avevo proposto un paio di anni fa addirittura di andare un po' oltre il Deor in un click, no? Io avevo detto, beh, ma nel momento in cui io al comune l'autorizzazione per aprire un ristorante, perché sono ancora, diciamo, extra Bersani i ristoranti, perché il comune non mi risponde dicendo che su quell'autorizzazione io posso mettere 6 tavoli fuori? Cioè, io vorrei una specie di prepagata, mettiamo così, una preautorizzazione per mettere il Deor, perché comunque quello è uno di quegli ambiti in cui l'iter procedurale è allucinante, perché tu devi anzitutto pagare un obolo per poter presentare la domanda. La domanda te la deve fare un tecnico, non sei obbligato a fartela fare da un tecnico, però la norma prevede che ci siano tutta una serie di caratteristiche nell'elaborato grafico, per cui serve per forza il geometra. Quindi faccio preparare il geometra, pago l'obolo e poi magari dopo 60 giorni mi dicono non si può. E allora a quel punto ho perso magari 2.000-2.500 euro, che è in media il costo di una domanda di questo tipo, e che nessuno mai mi restituirà. Per già il Deor in un click di crisi è un bel modo di risolvere il problema, ma ce ne sarebbero tantissime, perché... Ecco Ale, a proposito sempre di domanda, che diciamo, e quindi di possibilità che le persone tornino ad affollare i ristoranti, o meglio, non diciamo ad affollare, se no, ma a frequentare i ristoranti secondo norme di distanziamento sociale. È chiaro che i numeri di cui tu ci parli, il distanziamento sociale comporta una perdita di coperti, sappiamo tutti, e chi non lo sa glielo raccontiamo oggi, che diciamo chi vive di ristorazione ha margini molto stretti. C'è questo stupendo libro che io consiglio sempre ai miei studenti di marketing di Joe Bastianich, Restaurant Man, che all'inizio è un trattato, secondo me, sull'impresa, che va meraviglioso, in cui spiega veramente la lotta per il margine del ristoratore, ed è una lezione di vita per tutti gli imprenditori, per cui ne parlo sempre con grandissima passione. Ecco, cosa potrà succedere anche in termini di prezzo a tutta questa vicenda? Il prezzo è una componente fondamentale della domanda. Quindi dobbiamo superare la paura, dobbiamo cambiare abitudini. Come faremo a pagare le cifre di prima o addirittura anche di più? Perché se penso ai costi che hai, mi pongo un problema di margine. Ecco, in tutto questo mosaico così complesso in cui voi imprenditori sbattete la testa, che idee ci puoi dare su questo, sempre chiaramente nell'ambito di quello che sta succedendo, che è abbastanza fluido? Ma la prima considerazione che mi viene da fare, che ovviamente non è particolarmente... Non sarà accolta particolarmente bene dai consumatori, è che l'Italia ha dei prezzi bassissimi nella ristorazione. Rispetto agli altri paesi europei siamo veramente l'ultima ruota del carro. Per tutta una serie di motivi. Non ultimo il fatto che l'Italia ha una densità di locali pubblici enorme rispetto agli altri paesi. La mia città, insieme ad Aosta, porta la bandierina con 6.000 esercizi pubblici
per 570.000 abitanti circa. E questo è un problema. I prezzi giusti sono quelli di Starbucks, non quelli del bar che ti mette ancora il caffè a 80 centesimi, cosa che capita. Perché il caffè a 80 centesimi significa che in ogni caffè io ci perdo 30 centesimi circa. E quindi non è assolutamente attuabile. Per cui occorre fare una considerazione in quel senso, difficilissima, perché le condizioni della convivenza con il virus e quelle successive non credo che saranno rose e fior, anche se, come dicevi prima, spero sempre nel revenge shopping. Tuttavia, la situazione del paese non credo che sarà particolarmente rosea, per cui questo sarà un problema, perché effettivamente per avere marginalità bisogna aumentare i prezzi, e questo di cui non si scappa. Io avevo proposto di ragionare sull'IVA, perché in una situazione di crisi mai vissuta dal nostro settore, in questa entità, potrebbe essere un'idea quella di un azzeramento dell'IVA per 5 anni e di una successiva riduzione allo scaglione del 4%, dal 10 al 4, per i 5 anni successivi. Abbiamo 2 studi, uno sulla Svezia e uno sull'Irlanda, che ci dice che attività fatte sulla riduzione dell'IVA nei servizi di ristorazione generano sviluppo della ristorazione pressoché immediato. Per cui confidando in questo, ancora recentemente Otrek, che è l'associazione che ci raggruppa tutti in Europa come federazioni dei pubblici esercizi, ha stabilito proprio che è il modo migliore per andare ad aiutare la ristorazione quello. E credo che potrebbe essere un buon calmierante dei prezzi un provvedimento di questo tipo. Certo è che, come dicevi tu, ci ritroveremo probabilmente in una guerra tra poveri. Ecco, scusa Ale, una domanda, volevo metterti un po' in difficoltà, beh basta queste domande amichevoli, no? Vabbè, noi, diciamo, tu lo puoi permettere, no, io volevo evitare, tu lo puoi permettere. No, io non me lo posso permettere perché sono l'unico che va veramente a prendere il caffè e la mano da lui, poi mi ci versa dentro la cicuta, no? Non ci puoi andare ora. Quindi. Non ci puoi andare, infatti. Non me lo ricordate. Vabbè, no, la domanda è questa. Allora, noi prima di tutto sto casino qua, ci siamo sempre detti che uno dei problemi delle imprese italiane in generale e delle imprese italiane nel settore dei servizi e della ristorazione in particolare, del commercio e della ristorazione in particolare, è la piccola dimensione delle imprese. Se ne avessimo imprese un po' più grandi, avrebbero spalle finanziarie un po' più larghe, probabilmente si troverebbero in condizioni di liquidità un po' migliori e affronterebbero una situazione come quella attuale ugualmente in modo drammatico, ma probabilmente con un minimo di sguardo più lungo. La tragedia che riguarderà verosimilmente molte imprese nel settore del commercio è anche conseguenza della loro piccola dimensione. Secondo te, anzitutto, è vero questo, cioè è vero che la crescita dimensionale anche in un settore come quello della ristorazione può rappresentare un pezzo di risposta? E secondariamente, ha senso fare qualcosa e cosa si potrebbe fare per aiutare le imprese a crescere? Ci penso moltissimo su questo argomento perché potrebbe essere una chiave di volta. Ci sono dei problemi oggettivi però. Ovvero, la ristorazione italiana è difficilmente riducibile a un format che possa essere scalato e che possa generare marginalità. Ove si provi a fare questo, nascono dei McDonald's di alta qualità, ma non è la ristorazione italiana. La ristorazione italiana purtroppo implica un elemento di mano, di individualità, di professionalità individuale molto molto forte, per cui io vedo grandi difficoltà nel riuscire a fare quello che dici, che potrebbe essere veramente la chiave di volta, cioè il non avere come unico sistema organizzato di ristorazione italiana il modello Roadhouse, perché non è ristorazione italiana, è dei Cremonini, anzi forse adesso l'hanno venduto, credo, vabbè. Non è ristorazione italiana, è una steakhouse all'americana. Ristorazione italiana, probabilmente l'unico prodotto che tu puoi andare a utilizzare per fare un ragionamento di questo tipo è la pizza piuttosto che
la focacceria, perché altrimenti è veramente molto difficile riuscire. Però scusami, in qualche modo anche la tua esperienza è interessante da questo punto di vista. Tu di fatto hai perseguito una forma di integrazione verticale, no? Produci a monte, rivendi a valle, e quello che produci a monte lo vendi, per chi non ti conosce, amaretti, altro, vari, diciamo, e ce li ricordiamo questi amaretti, l'unica volta che Stagnaro ce li ha regalati, una volta sola. Li rivendi, ma perché mi ha fatto lo sconto, perché mi ha fatto lo sconto e quindi te l'ho potuto regalare. A te manco, vabbè, perché io l'ho invitato a cena, quindi ha mangiato di più di quanto ha portato, e non vi dico che uno ha portato pure la brasilena, sostenendo che si accompagnava bene con gli amaretti. Brasilena è una cosa, no, ma no, è buonissima la brasilena, e no, diciamo, cioè, in qualche maniera, dei prodotti che vendi attraverso i tuoi negozi e vendi anche attraverso altri canali, no? Certo, però stai parlando comunque della pasticceria, che è cosa diversa. Quando parlo di ristorazione, non farmi come il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, che mi ha inserito le pasticcerie nella ristorazione, per cui a Pasqua abbiamo perso 700 milioni di euro di fatturato, così. Le pasticcerie non sono ristorazione, la pasticceria invece sì, è replicabile. No, ma quello che è, se questo modello secondo te non è applicabile, no, alla ristorazione? Il modello è applicabile alla pasticceria, e su questo non sono certo, ed è anche quello che mi sta muovendo proprio per andare a uscire anche fuori dall'Italia per questo, perché io credo che sia possibile, come hanno fatto molti altri, perché all'estero, in Italia, ahimè no, però è forse uno dei pochi elementi in cui puoi farlo, ma perché poi puoi anche utilizzare dei sistemi per trasportare del prodotto fresco adesso in salubrità, in velocità, perché chi lo riceve poi nell'unità di vendita non deve avere la professionalità che è il mio pasticcere che la crea. Insomma, è già molto più facile. Sulla ristorazione invece, se non vogliamo avere delle roadhouse, ci vuole un elemento all'interno del ristorante che lo rende, ahimè, piuttosto unico. Vedo tentativi di ristorazione italiana fatti dall'estero, magari anche dagli imprenditori italiani, che però hanno replicato sempre il modello McDonald's. Si può fare con quel modello lì, ma per avere marginalità. Perché altrimenti, se incominci a replicare il ristorante italiano classico... alla fine paghi il tuo lavoro, ci paghi il tuo lavoro, non hai il margine di profitto. Fai la classica domanda che fa lo studente di economia appena arrivato, e ti dice: ma se il profitto è zero in concorrenza perfetta, come campa l'imprenditore del suo lavoro senza nessuna marginalità, come stai giustamente dicendo tu? È questo chiaramente... ecco la fotografia della ristorazione italiana, che non dovrebbe essere così. Non dovrebbe essere così, anche perché il nanismo della ristorazione italiana genera poi una debolezza intrinseca del sistema, Quindi il tema è quello della scala, diciamo, della dimensione, ma conservando, diciamo, quella glocalizzazione, to be local ma to become global, che poi è la cosa particolarmente, diciamo, complicata. Qualcuno ci sta provando. Però è complicato. No, però è complicato. L'esempio dell'angosteria è già un esempio positivo. Mi sembra che loro incomincino a entrare in quell'ottica. Poi, non so, ci sono i... La famiglia Antinori che sta lavorando in quel senso, c'è il mio caro amico Roberto Costa, che è genovese, che si inventò Magellà 20 anni fa, che ora ha 12 ristoranti tra l'Italia, gli Stati Uniti e l'Inghilterra, in cui cerca di fare questo. Mi sembra che ci stia riuscendo anche molto bene, però è molto difficoltoso, perché specie per il cliente italiano, perché il cliente italiano, se una fettina di carne è tagliata in maniera troppo precisa, già storce il naso all'idea che sia stampata da qualcosa, no? Vuole quell'imperfezione. È replicata, non va bene. Esatto. Vabbè, a me sembra una grande lezione questa, finalmente una trasmissione interessante, e abbiamo parlato di cose utili, che si mangia, si beve, ecco, vedi. E poi abbiamo parlato anche di cose inutili, come... imparare a diventare migliori, anche a fornire servizi migliori da questa esperienza. Ma questa è una cosa inutile rispetto ai cocktail e ai mari. Va certo. Arcuri ha detto che tu devi bere e basta, non devi preoccuparti di queste cose. Cercherò di obbedire.
Dobbiamo bere in silenzio, perché ho sentito anche che ha detto che bisogna stare in silenzio. Certo, no, d'altronde, se parli mentre bevi, sputacchi tutto e partono i droplets. Droplets non si può più fare niente, esatto. Va bene, allora ringraziamo Alessandro davvero per questo, per questa panoramica. Secondo me davvero sono questi incontri ci danno l'idea comunque di quanto è complessa l'economia, cioè alla fine qua siamo lì, ci sono 15, 150 esperti seduti lì, nessuno di questi si preoccupa dell'economia. Poi, seduti a bere, seduti lì ma senza cocktail. Seduti lì senza bere, poi alla fine, come vedete, non è che ogni settore ha una sua specificità, ogni impresa ha una sua specificità, ecco perché bisogna lasciare liberi gli imprenditori di fare quello che devono fare, senza mettere regole. Carta bianca per 5 anni. Carta bianca, via, e ci si pulisca. No, Stagnaro, allora, visto che non hai detto quasi niente, non hai contribuito. No, come non ho contribuito? Ho fatto hai fatto una domanda un po', vabbè, così, vabbè, diciamo. Clou. Vabbè. Per favore, salutaci con una delle tue rime, ricordandoci perché il senso di questa trasmissione. Amaramente. Ma che cocktail sul divano? Vogliamo andare al ristorante. Essere qui rinchiusi rende l'articolo 16 ancora più importante. Capito? Hai capito? Hai capito? Capito perché lo teniamo, Ale? Questo è il motivo della cosa. Va bene, si può andare dappertutto ormai, tranne che al ristorante. Puoi andare a messa, puoi andare dal congiunto, puoi andare dall'affetto stabile. Dall'affetto stabile. Beh, io posso dire, cioè, se ancora no, comunque. Scusami, se a mente o mio affetto stabile, pure cavo vale come affetto stabile. Certo, no? Cioè, ci manca. Ma tu vieni solo per questo. Esatto. Vabbè, quello è l'affetto stabile. No, però se ne bevi troppo anche l'affetto diventa instabile, che uno comincia, diciamo, senza stare a... L'effetto diventa instabile. È lo spirito giusto. Esatto. È lo spirito giusto. Grazie ancora, ci vediamo presto, buon lavoro. Speriamo che queste idee, diciamo, riescano a farci superare questa fase. Io ci andrò al ristorante. Ma cosa vuoi superare? No, io ci vado al ristorante, me ne fotto. Senza non ce la possiamo fare. Ciao! 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 Ciao.